La categoria dell'olio d'oliva nasce negli anni 60 e grazie a un'azione politica svolta anche molto da mio padre, allora direttore dell'associazione, che riuscì a far passare questa legge che fu rivoluzionaria a quel momento perché creò quattro categorie di vergini, tra cui l'extravergine. Questa classifica poi nel tempo è stata portata anche nelle altre normative, diventata base della normativa del COI, il Consiglio Olicolo Internazionale, diventata base anche della normativa comunitaria. Il regolamento base del 136 del 66 riportava proprio quella classifica. Che cosa cambia con questa categorizzazione? Beh, all'epoca no, si commercializzava un olio di oliva generico, senza nessuna regola, senza nessun controllo, senza niente. Perciò portò una segmentazione di questo prodotto in base proprio alle sue caratteristiche organolettiche e si incomincia a parlare già all'epoca di organolettico e di chimico-fisico. Nel tempo questa categoria si è anche ridotta, diciamo, nei parametri chimici e nel 91 viene messo per legge anche il panel test, che è l'esame organolettico, che ha portato molto benefici perché quando viene applicato bene, fa veramente del bene al settore perché distingue effettivamente la qualità dalla non qualità.